Salve ragazzi, qui del 38 e siamo su Halo Reach. Dobbiamo continuare quella parte che ho giocato un po' malino. Ricordate che ho giocato un po' malino? Ecco, ora facciamo i serie e giochiamola. Così continuiamo anche con Halo Reach fino ad arrivare a Halo 1 e 2. Che non vedo l'ora, che Halo Reach, ricordatevelo com'è esteticamente adesso, perché dall'1 al 2 varierà, sta con la grafica sempre del 4, però si può alternare con il primo e il secondo, gli originali, cosa che io farò le alternanze, perché sennò dov'è il divertimento? Forse il cinematic modificherò, perché i cinematic sono belli da vedere anche, diciamo, sì. Vediamo che se il cinematic sono belli di vedere, moderni più che vecchi. Non per qualcosa, è che voglio vedere un po' come li hanno resi. Ah, ma ci stanno dei soldati qua, non l'avevo visto. Ah, non li avevo visti proprio. Bella. Oh, non riesco a lanciare la granata. Bel colpo. Ah, ecco com'era. Però non mi... Ah, ok. Raga, non vi metteva davanti a me, scusate. Ah, ma siete tutte donne? Ok, però... Allora, io ho perso un po' di uomini comunque in tutto ciò, eh. Solo che questo non va bene, quest'arma. Scusatemi, ma... Devo usare un'arma che... Devo un po' sfruttare, insomma. Finalmente checkpot, madonna. Ciao ragazzi. Ah, ok. Granate. Però è bruttissimo il tasto che per lanciare le granate, comunque, eh. Minchia, che brutti danni. Oh, ancora sei vivo tu, ma muori. Mi sentivo qualcuno che mi stava sparando a raffica. Oh, che bello. Te però sparisci. Sparisci. Dove cazzo sei? Che cacchio di arma era quella? No, mo mi dovete dire l'arma. Ma che cacchio è? Lo so che ti sparano addosso, se no non sono nemici. Ah, li ho proprio, l'ho proprio spappolato. Ah!
Ma dai, ho cercato di schivarla. Ma dai, ma che cacchio di arma è quel coso? Che razza di arma? Vabbè, meno male, almeno. Mi hai fatto aria fino a là. È un one shot one kill quell'arma. No, lo sapevo. No, io devo capire che arma è sto coso, è una bestia. Cioè, sti bestie aveva un'arma del genere. Allora, tutto bene ragazze? State bene? Credo di sì. Bene. Meglio cambiare arma. Sì, però aiutatemi però, eh. Via, 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 via. Te sparisci. Sparisci. Vado, guarda quanto è lontano quell'altro. Sparisci te. Scusatemi, ma devo togliere di mezzo tutta sta gente, se no... No, 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 no. Madonna, che casino. Belle capriole. Perché io non riesco a fare capriole? Oh, assa fa. Oddio, non l'avevo visto quello. Scusami. Madò, che danni che fa! No, ho sbagliato mira. Raga, mi serve munizione. Questo quanto è pericoloso, posso vedere? Ma dai, era l'ultimo. Credo che sia quello lì. Mamma mia. Ah no, c'è anche quell'altro. Bene. Quell'altro... Ah! Aspetta. Ho capito però. Però è duricchiata però.
Chi? Aspetta, non ho sentito cosa è successo. Dove stai finendo? Vabbè, ammazziamo tutti. Questi sono i più pericolosi. Guarda quanto è pericoloso quello. Raga, lo sto vedendo. Ha visto che era contro di noi, io non l'avevo capito. Però raga, io non riesco a uccidere tutte queste bestie. No, comunque è un macello. Ecco i nostri supporti, i nostri veicoli. Quanto è figo sto modello. E poi è una guerra persa, proprio. Abbiamo perso una battaglia brutta. Vediamo se posso fare qualcosa. Oddio, lui è il comandante. Bellissimo. È una partita abbastanza impegnativa. No, io voglio... Bellissimo, voglio guidare io. Dai, qualcuno che guida. Ottimo. A chi abbiamo investito? Tranquilli, il mio scopo era un altro. Oh oh oh. Ora sì che si ragiona. Forse voi non avete capito, ma questo è più pericoloso di quello che ho io. Madonna, come... Oh, ma questi vanno addosso ai nostri... agli avversari. Siete fantastici. Aia. Oh, ora sì che si ragiona, levatevi. Sì, perché queste sono armi loro, quindi farebbe leggermente un po' più male. Dai, Madonna, che cosa mi è appena successo? È bellissimo che io ho mandato in campo avversari. Gli è andato addosso. E questo come lo sconfiggiamo? Ti è così impari, così. Oh, che bello. Ti è. No, raga. Quando è troppo, è troppo. Non so, comunque ho visto un achievement, quindi... attivazione? Ok, non l'avevo capito. Aveva fatto abbastanza un massacro, quindi dovrei stare tranquillo. Bene, per sicurezza mollo sto coso qui che...
Vorrei, però devo togliere di mezzo sto tizio. Bellissima, quest'arma è più pericolosa di tutte le altre. Intanto come me l'arma questo? Come l'attivo? Cioè sta il tasto di pulsare. Ah, ecco. Beh, mo stai pretendendo un po' troppo. Se ne è volato già via. Solo che io... Ecco, io vorrei cambiare arma e prendo questa. Mo per mia... Io non voglio dire nulla, ma io ho la mia arma preferita, il mio carro, che è un po' danneggiato, ma chi se ne... Sì, sono tutti danneggiati. Già ho visto una bestia che viene con la mazza da ok del tipo, pronta a menarti, no? Mamma mia, raga, che spettacolo. Ah, no! No, 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 non l'avevo visto proprio, che sfiga. No, che sfiga proprio. Mo pretendi troppo comunque. Vabbè. Vediamo un po'. Devo sbarazzarmi del carro armato, quindi passo direttamente di qua. Ma dai, maronna, che noia, quel carro armato, raga, quel carro armato è un problema. Sì, infatti, mo ti sgombrò il cielo, dammi un secondo perché qua abbiamo un problema che si chiama carro armato nemico. Che poi di fanteria pesante, manco è leggero come questo sgorbietto di supporto, insomma. Oh, che bello. Solo che mi serve un'altra cosa. Com'è bello quando poi voli via e poi puoi usare un altro veicolo ancora per distruggere gli avversari, che poi questa è strada danneggiata però. Come fosse che quello è il problema. Basta che mi tolgo di mezzo i più pericolosi e il gioco è fatto, poi il resto posso gestirmela da solo. Guarda, 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 guarda quello, guarda quello, guarda, basta che tolgo di mezzo questo. Mamma mia, raga. Però è impegnativa la cosa, eh. Però se mi tolgo di mezzo sti tizi. Cosa che devo È volato uno malissimo, ho visto uno volare male. Ah, no, quello è uno dei nostri. Raga, ma non c'è sta. Ah, è morto quello, ok. Ah, devo arrivare là in fondo. No, vabbè, come faccio? Andiamo! Ho cambiato idea, ho cambiato idea, me ne vado! La cosa del tipo, ho cambiato idea, via via! Morto! Vabbè.
Oh, sta missione è tosta. Oddio, com'è morto questo, mo lo noto. Scusatemi, ma sono talmente concentrato! Oh, che bello! Muori! Aspetta! Ma dai, io che volevo scappare! Mi ha fregato perché quello là sarebbe il veicolo al più adatto. Ok. Ho capito, ancora in volo. Fammi vedere quel disgraziato dove appare. Eccola, guarda come arrivano. Due infami. Sto giocando di prendere il pilota, capito? Se pigli il pilota, il gioco è fatto. Ho preso il pilota, tiè. Grazie. Oh. Ora sì che si ragiona. Se io entro per di qua, no? Secondo me ho fatto una cosa che non se l'aspettava nessuno. Forse quello se lo aspettava, eh. Dov'è quella bestia? Non riesco mai a lanciargli l'arma giusta. Ma perché mi avete messo una granata così brutta proprio nella F? Non si lanciano le F, le granate con la F. Ah! Sì, lo sapevo. Oh, finalmente. Comunque ho premuto il 4 involontariamente in tutto ciò, eh. Aveva la visuale notturna attiva. Che casino, raga. Ah, però è stata tosta sta missione, eh. L'ho confesso, è stata tosta. Ah, abbiamo sconfitto anche sta cacchi Corvette. Hai salvato parecchie vite, bello. Cioè, è proprio successo il casino, raga, mamma mia. Mezzo triste in certe circostanze, beh, ma Halo è questo, cioè. Completamente missione facile, veramente facile. Ah no, normale, ecco, dicevo io, come stai prendendo quel culo.
Mo siamo alla settima missione, però la settima missione sarà per la prossima volta, raga. Però prima vediamo l'intro, il cinematic, l'ingresso, tutto. Mamma mia, che depressione, delusione, tristezza, lacrime. E questo è l'inizio della guerra, eh. Mamma mia, che bello, però. Si salva il salvibile. Quello che c'è, che c'è, sono, c'è gente ancora viva. E vabbè. Dai. E questa è la guerra. Bene raga, la stoppiamo qui ovviamente il gameplay, qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo.